siamo insieme stasera ed è di grande importanza il percorso che viene proposto anche quest'anno. È bello cominciare anche quest'anno insieme al nostro vescovo, Padre Beniamino, che ha voluto con forza l'avvio di questa esperienza della nostra diocesi e che ha voluto anche che questa esperienza continuasse, avesse una continuità, una stabilità appunto all'interno della proposta formativa e dell'impegno della nostra Chiesa diocesana. Ed è bello anche cominciare questo percorso di quest'anno con un autorevole relatore come il professore Dino Albucella, che terrà la lezione di questa sera, la lezione inaugurale di questo anno, di questo terzo anno della scuola di formazione sociopolitica. Ed è particolarmente significativo sottolineare la presenza stasera qui in sala di tante persone che hanno seguito già il percorso della scuola e di altri che si sono avvicinati a questa esperienza con interesse, che hanno appunto espresso il desiderio di cominciare a sperimentare tutta la possibilità dell'approfondimento su queste tematiche. Ed è bello anche sottolineare la presenza in mezzo a noi dei sindaci, il sindaco di Pomigliano, il sindaco di Nola, anche il sindaco di Marigliarella, Castel Cisterna, io non li conosco tutti, ci sono alcuni. E poi c'è un rappresentante anche del sindaco di Saviano. Questo vuol dire che c'è un'attenzione anche da parte delle istituzioni nei confronti di questo percorso di formazione che la nostra Chiesa diocesana propone. E vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire che percorsi di questo tipo sono realizzati appunto in uno stile di profonda collaborazione con le istituzioni. E anche questa è una cosa da sottolineare. Io dirò soltanto alcune parole all'introduzione dell'incontro di questa sera, perché poi lascerò la parola al professor Albucella, che ascolteremo con un enorme interesse, che sicuramente avrà molte cose da dirci. Dirò soltanto alcune parole relativamente alle motivazioni di un impegno sociale e dunque anche politico da parte dei cristiani. E vorrei dire qualcosa proprio partendo dall'Evangelio di Gaudium di Papa Francesco, perché è lì che troviamo riprese le motivazioni di fondo appunto dell'impegno sociale, politico del credente. E quindi troviamo anche le motivazioni di fondo della riflessione che faremo stasera e degli approfondimenti che porteremo avanti attraverso il percorso della scuola quest'anno. Quest'anno si parlerà di legalità, si parlerà di democrazia, si parlerà di partecipazione, con un riferimento specifico al territorio e declinando appunto il percorso della scuola sul territorio. Perché un cristiano deve farsi carico dell'impegno sociale? Perché deve avere a cuore la costruzione della città? Perché, come dice Papa Francesco, confessione della fede e impegno sociale vanno insieme. Perché confessare un padre che ama infinitamente ciascun essere umano implica scoprire che con ciò stesso gli conferisce la dignità infinita. Quindi questo vuol dire che per il credente che confessa l'amore di Dio Padre, l'amore che è infinito e che è un amore per ciascun essere umano, ogni uomo ha una dignità infinita. L'uomo ha una dignità inalienabile, una dignità che è enorme. Ed è questa dignità che è compito
E d'altra parte, dice ancora Papa Francesco, lo stesso mistero della Trinità ci ricorda che siamo stati creati a immagine della comunione divina, per cui non possiamo realizzarci e salvarci da soli. Questo vuol dire che, appunto, se siamo a immagine della comunione divina, se siamo fatti per la comunione, veniamo dalla comunione di Dio e siamo fatti per la comunione, questo vuol dire che la comunione ci costituisce e quindi la relazione ci costituisce intimamente. Non possiamo allora pensare di realizzarci da soli, né possiamo pensare di trovare la nostra felicità da soli, non possiamo pensare alla nostra vita in termini individualistici. La nostra vita è una vita che va pensata con gli altri, per gli altri, e quindi va pensata in una dimensione che è intimamente, profondamente sociale, comunionale. Ecco perché non possiamo non desiderare, cercare e avere al cuore il bene degli altri, perché sappiamo che cercare, desiderare, avere al cuore il bene degli altri è tutt'uno con la confessione della nostra fede ed è essenziale alla nostra vita, è essenziale al nostro essere uomini, alla nostra umanità. Quindi c'è un indissolubile legame tra l'accoglienza del dolce salvifico e l'amore fraterno in tutte le sue implicazioni, anche estremamente concrete. Per cui fa parte della missione della Chiesa, della missione dell'annuncio del Vangelo, fa parte appunto la testimonianza della carità effettiva per il prossimo. E la carità per il confronto del prossimo, l'impegno di carità che la Chiesa è chiamata a realizzare, a portare avanti, e che quindi ogni credente con la Chiesa e la Chiesa è chiamata a realizzare, ad assumere, l'impegno di carità, dice Papa Francesco in maniera estremamente concreta, non deve intendersi come una mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche individuo bisognoso, una sorta di carità alla carta, una serie di azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria coscienza. Come sempre, Papa Francesco è molto diretto, molto forte anche nelle espressioni. Si tratta di amare Dio che regna nel mondo. Nella misura in cui riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. E dunque la nostra fede deriva dalla confessione della fede, deriva imprescindibilmente l'impegno perché la vita sociale sia uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. E questo è chiesto ad ogni credente, un impegno di questo tipo. È un impegno sicuramente esigente, è un impegno che richiede lo sporcarsi di mani, richiede il mettersi in gioco, richiede l'accantonare ogni pretesa di tranquillità, ogni pretesa di garantire se stessi unicamente, richiede l'inquietudine del cuore, l'inquietudine che ci spinge ad uscire da noi stessi per andare verso gli altri, per preoccuparsi e occuparsi di ciò che è comune, per preoccuparsi ed occuparsi, prendersi cura del bene comune, il bene comune che è da costruire insieme, da costruire mettendosi a disposizione, mettendo a disposizione dell'edificazione appunto di uno spazio sociale che sia spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti, mettendo a disposizione della costruzione di questo spazio sociale tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che siamo. Un impegno esigente che esige ovviamente una formazione seria, rigorosa, perché occorre appunto che la sensibilità sia educata in quel senso. Occorre che non scivoliamo in quella globalizzazione dell'indifferenza della quale parla Papa Francesco, no? Cioè, occorre che non ci lasciamo trascinare nella assuefazione alla negatività, nella assuefazione all'ingiustizia, nella assuefazione alla banalità, alla volgarità, all'aggressività, nella assuefazione a tutto quello che deturpa la vita e deturpa e distrugge la vita comune. Occorre che abbiamo, che si risvegli la sensibilità, che la sensibilità sia affinata per diventare capace di denuncia, capace di attenzione, capace di chiamare per nome le cose, per diventare capace appunto di conoscenza adeguata dei problemi,
dell'uomo, che sia degna appunto della umanità di ciascuno e di tutti. Ecco perché abbiamo pensato appunto come Chiesa diocesana di dar vita a questa scuola di formazione sociopolitica, e perché la stiamo portando avanti con serietà e con rigore appunto questa esperienza. Ed ecco anche perché stasera parleremo dello sviluppo sociale del territorio come responsabilità e dovere dei cristiani. Che cosa vuol dire nel territorio? Che cosa vuol dire in relazione ai luoghi nei quali viviamo? E quindi con un riferimento estremamente concreto, parlare di sviluppo sociale e qual è la responsabilità e il dovere dei cristiani in ordine appunto alla possibilità di sviluppo sociale appunto dei nostri territori. Io do la parola al professore Rocella, ringraziandolo per essere qui tra noi stasera, e ricordo che il professore Rocella è uno studioso di chiara fama, è docente di filosofia del diritto all'Università Federico II di Napoli, esperto della dottrina sociale della Chiesa, è un esperto del pensiero tra l'altro, ma anche ha una grande competenza anche nel campo delle questioni riguardanti il lavoro, il sindacato, l'economia, ed è questa è una cosa che mi piace sottolineare perché è una nozione comune. Esperto anche del pensiero di Capograssi, di Giuseppe Capograssi, grande credente, giurista, filosofo, che ha scritto delle cose veramente splendide a proposito dell'etica e del diritto e dello Stato. E quindi ascoltiamo con grande piacere quello che il professore Rocella da dire, poi ci sarà un piccolo dibattito. E poi padre Beniamino chiuderà con parole di saggezza e di grande speranza, cioè come sempre, come nel suo stile. Credo di entrare subito nel merito, perché ovviamente il tema che inaugura questa scuola di formazione è un tema che un tema complesso, quindi richiederebbe molte sfaccettature. Io ho cercato persino di fermare in un testo un po' più conciso la miriade di questioni che si propongono in questo senso. Parto da un'osservazione. Se si manifesta l'attenzione al tema sviluppo sociale del territorio, la prima reazione può essere è un tema ormai obsoleto. Perché c'è una letteratura internazionale ormai molto cospicua, in termini diciamo economico-sociali, la globalizzazione, quella che ormai tutti più o meno frequentano, discutono e citano, ha fatto saltare le sovranità economiche nazionali per imporre, come dire, alcuni criteri di ordine invece più generale, globale, come si dice, che in qualche modo non solo depotenziano la possibilità che le politiche economiche nazionali creino soprattutto, ma quantomeno fanno diventare periferie le realtà locali. Quindi a un primo approccio in questo senso sembrerebbe che il tema sviluppo sociale del territorio non sia facilmente praticabile, e mi fermo solo alla prima parte della questione, la seconda è la responsabilità e il dovere dei cristiani in quanto, diciamo, di fronte, in quanto inseriti in questo momento storico. Oltretutto la cattolicità è universalità, quindi in qualche modo non corrisponde molto, diciamo, a questo desiderio, che se mi preoccupo di come sia trattato un figlio in questa nazione, me ne dovrei preoccupare allo stesso modo di come viene insomma trattato un figlio di un altro, un bambino in un'altra area del mondo, perché questa è una prospettiva. Quelli della mia età, eccellenza, si ricordano che il colpo fu per noi, in senso positivo, il terzo mondismo. Cioè l'idea di poter aprire il cuore al mondo, di poter, allora eravamo molto lontanissimi, di poter aprire le nostre questioni ad una dimensione più generale. Io ricordo con un mio amico Pasquale Andri, che tu conosci bene, quando ci impressionò una frase di Mazzolari: giovane di
universitario, il bitter, l'aperitivo che stai consumando, veramente noi non ne consumavamo, non avevamo abbastanza soldi per l'aperitivo, però ci ricordi questa frase, l'aperitivo che stai consumando è un pasto sottratto a un bambino dell'India, una cosa che ci impressionava molto fortemente. Ecco, questa è una dimensione globale. Nel nostro tempo la dimensione globale è una dimensione di benessere. Cioè è una dimensione per cui la globalizzazione sfugge ad ogni controllo collettivo, ogni controllo pubblico. Perché la dimensione globale è la dimensione della corsa in cui i più forti, i poteri mondiali, quelli che volete, il Fondo Monetario Internazionale, insomma, riescono a condizionare la vita di interi popoli. È dall'equilibrio che questi poteri trovano che poi discendono una serie di conseguenze. Sono cose che sono state anche ripetute per quanto riguarda la realtà europea che, come dire, ha sofferto del fiscal compact, adesso se ne stanno accorgendo anche i governi che si credevano al riparo, cioè il fiscal compact come quella intesa tra i grandi poteri finanziari mondiali che l'Europa non si capisce bene perché ha adottato come regola rigida invece come regola flessibile e che è stato poi all'origine di una serie di complicazioni. Il governo italiano nell'ultima settimana anche negli incontri internazionali ha ribadito che il fiscal compact non può essere così rigido addirittura bloccare lo sviluppo, del resto sento che ci sono molti amministratori locali che hanno sicuramente, come dire, percepito dentro queste cose. Per cui mentre il globale si pone in una dimensione essenzialmente liberista, la dimensione sociale è confinata, come dire, alla realtà in cui il confronto è più diretto, in cui l'interlocutore non è più sfuggente, ma è un interlocutore immediatamente percepibile nelle sue responsabilità politiche. C'è stato un passaggio, un momento in cui si è, come dire, inventata quella formula, il global, per cui questo effetto globale in qualche modo poneva più problemi alle questioni locali, solo che appunto dopo che si è constatato che c'erano più problemi, risposte in senso di proporzione non se ne sono viste. Voglio anche ricordare solo due dati che possono sembrare storici, ma sono invece, come dire, sincronici, non diacronici. Il primo, che l'ultimo ventennio, specialmente dopo l'apparizione della Lega Lombarda, divenuta poi Lega Nord, ha visto lievitare, soprattutto però in modo non meditato, cioè non raffinato attraverso la scienza del diritto, il tema del federalismo. Il federalismo è diventato una specie di passepartout, per cui fu persino dalla politica nazionale adottata quella sciagurata modifica del titolo quinto, l'ultima notte di una legislatura in mano al centro-sinistra, praticamente fatto scegliere il titolo quinto, adesso, dopo 20 anni, dopo 15 anni, si torna a parlare invece di riequilibrare le competenze. Il riequilibrio delle competenze tra il nazionale e il regionale è frutto appunto di questo fatto che se si sta cambiando il mondo è inutile che fai le riforme guardando soltanto ai piedi tuoi, e così. Questo tema del federalismo è stato usato come una clava, non come un grande tema nobile per governare meglio la città, per usare l'espressione di Lanzani, la città del mondo, ma invece come uno strumento da utilizzare contro. La Lega Nord l'ha utilizzata come una clava nei confronti del Sud, le classi politiche nazionali hanno fatto disastri, sia quelle di centro-sinistra che di centro-destra, nell'utilizzare il titolo quinto come una specie di fisarmonica da chiudere o da stringere a seconda della convenienza che quel governo regionale sta dalla parte mia o sta dall'altra parte, e poi sono cambiate le prospettive, insomma, che anche le regioni hanno cambiato di orientamento, ma insomma l'effetto che è stato favorito dalla... perché l'anticasta non è una cosa di questi giorni. L'odio per il centralismo, Roma la droga, era un sentimento che albergava non solo nelle regioni del nord, ma albergava un po' già in tutte le realtà. Poi appunto la Lega Nord ne ha fatto una cosa troppo parziale, ma il tema del centralismo in qualche modo l'ha indotto a pensare all'innovazione politica. Le periferie sembrano sempre più abbandonate al loro destino. Se voi vedete il, come dire,
la curva del finanziamento, dell'intervento nei confronti del Mezzogiorno, il famoso intervento straordinario, poi diventato ordinario, poi diventato mediazione, si vede che, come dire, il Sud è abbandonato. Già 2 anni fa la polemica sui famosi 100 milioni europei che dovevano arrivarsi al Sud, che poi per tanti rischi sono stati utilizzati per colmare invece perdite del bilancio complessivo nazionale, mostra questo tema che le periferie rischiano di essere sempre più abbandonate. E cioè che le realtà locali, mi scuso con i sindaci presenti, rischiano di essere come di condannate in qualche modo alla marginalizzazione, per la ragione che c'è il tema del bilancio, per la ragione. Voglio solo dire questo a riprova che non si tratta da parte mia di, come dire, cogliere soprattutto alcuni accenni critici verso l'Europa. La Corte Costituzionale tedesca, la Corte di Karlsruhe, cioè il paese che più fortemente in qualche modo ha sposato questa politica, nel giugno 2012 ha emesso una sentenza storica, il mio amico Franco Vittorio sa che la ripeto spesso, in cui ha detto va benissimo la politica che viene dall'alto, intendeva l'Europa, però occorre sempre tener conto che anche se dividiamo la sovranità economica nazionale, gli organi rappresentativi della cittadinanza devono essere tenuti in conto, e quindi anche questo tema del sacrificare il welfare per ragioni di bilancio va sottoposto al giudizio di chi rappresenta la comunità. Dal punto più basso, quello più diretto, in cui il sindaco ha di fronte i suoi cittadini, i suoi concittadini, ai livelli nazionali, in cui la sovranità invece esprime la rappresentanza dell'intero paese. Io voglio ricordare, e finisco questa parte, diciamo così, ricordo l'ultimo, che il valore delle autonomie locali non ha in Italia dietro di sé l'improvvisazione. Dietro di sé ha una grande tradizione culturale, non quella politica urlata della Lega Nord contro Roma e il Sud in particolare. L'autonomismo, il federalismo sono una delle più cospicue e significative riflessioni che ci sia stata nel pensiero politico italiano. Il nome che bisogna ricordare per forza e che sta sulla copertina della brochure che sta, è quello di Luigi Sturzo. Luigi Sturzo parte, come molti ricorderanno, e arriva poi a fare il Partito Nazionale, la più grande formazione di partito che ci sia in Italia, perché c'erano solo i partiti dei notabili e poi il Social Democratico. Sturzo si inventa il Partito Popolare, ma lo fa partendo dal paese suo, per così dire. La Croce di Costantino, che il grande storico Gabriele De Rosa andò a pescare 40 anni fa, era l'esperienza del comune, era l'esperienza comunale. La stessa croce del Partito Popolare, che poi ereditò la Democrazia Cristiana, era il simbolo del suo, lo stemma del suo comune. Cioè, Sturzo parte da una riflessione sull'autonomismo, per dirla, sullo sviluppo sociale del territorio. Basta andare a leggere le cose di Sturzo di fine dell'Ottocento. Perché dico questo? Il problema delle autonomie viene posto già da Sturzo come tema della democrazia. La democrazia non può essere quella formale, quella, come dire, generalizzata. Deve essere una democrazia che parte dal basso e va verso l'alto, non viceversa. Non può essere in qualche modo un modello illuminista. Sturzo era un po' critico verso l'illuminismo, cioè credere che la ragione discenda per i rami in modo automatico. No, la democrazia nasce dalla esperienza, e badate che in questo Sturzo riprendeva le cose stesse del grande padre del pensiero democratico moderno, cioè di Tocqueville, che scriveva nel 1832 al suo amico Steffer, diceva: badate, non mi immaginate né la democrazia come mille colori, con un ideale che si raggiunge subito, perché non è vero, bisogna andare a verificare ogni giorno con le sue strutture e con le sue difficoltà, ma bisogna respingere anche l'idea che la democrazia non è un'esperienza e quindi bisogna lavorare all'altro, come facevano i giacobini francesi o pretendevano di fare. Quindi io quello che voglio dire è che lo sviluppo democratico passa attraverso la valorizzazione delle autonomie locali. E purtroppo ha fatto una brutta fine questo tema del federalismo, trattato appunto con una clava da rivolgere agli altri. Di fronte agli autonomismi, talvolta esasperati, della
Sardegna e della Sicilia, come voi sapete, ci sono stati momenti critici della storia italiana, quelli con Finocchiaro, quelli in Sicilia, quei quattro nuovi in Sardegna, l'assetto repubblicano italiano, dovendo tener conto pure delle cosiddette terre predette, cioè il Trentino Alto Adige, il De Gasperi, che sapeva bene che veniva di là, decise un assetto costituzionale con la convocazione delle regioni a statuto speciale, che dovevano essere una fase transitiva. Ed ecco quindi la ragione di ripensare al federalismo in modo significativo, cioè di dare alle istanze subnazionali, chiamiamole così, una consistenza uguale su tutto il territorio nazionale. Oggi noi assistiamo ancora a delle cose strane, per cui non si capisce bene che il Trentino, che è un reddito molto alto pro capite, riceva più denaro dallo Stato di quanto deve riceverà la dovuto, come dire, quindi tutto questo va ripensato in modo organico, non può essere fatto a pezzi e volumi, solo che è una classe politica eccellenza che manca un progetto, cioè in cui manca una visione complessiva della comunità, non resta che andare per pezzi e volumi. Con tutti i difetti, i partiti ideologici della tanto vituperata Prima Repubblica, un progetto politico. Non lo condividevano gli uni con gli altri, si contendevano praticamente che se avessero potuto con le mitragliatrici, ma c'erano progetti. Ora, io voglio ricordare qui per dire che non si tratta soltanto di un auspicio, di buon animo che le cose partano dal basso, non vorrei venire scambiato per un, come dire, romantico esaltatore di casa propria, della piccola casa. Non è questo. Voglio raccontare, voglio rammentare l'opera appassionata di un'intera generazione che all'alba della Repubblica si muoveva mossa da ideali politico-culturali che poi sono quelli che riscontriamo nella Costituzione e che nel primo quindicennio della Repubblica, cioè che va dal 1946 fino al 1961, giusto il quindicennio, nel 1961 scadeva il primo secolo di unità italiana. In quel quindicennio, basta andare a vedere gli indicatori che raccolse per esempio Saraceno con la Svizzera, quindi si può andare a vedere anche dal punto di vista concreto e quantitativo, contribuirono a scrivere queste realtà locali un'azione incisiva sul territorio che nessuna politica centralistica e parlamentare avrebbe potuto realizzare. Eppure già siamo nella seconda metà degli anni 50 con l'adozione in Italia dell'economia sociale di mercato. Pochi si ricordano che due nazioni ebbero una grande spinta nell'economia sociale di mercato, la Germania e l'Italia. Ed è, in Germania c'era la tradizione Adenauer e Erhard per capirci, in Italia fu in particolare Fanfani a operare in questo senso, ma con consenso delle forze politiche e costituzionali, che fu il grande balzo. Se andate a vedere gli indicatori, voi vedete che tra il 46 e il 61 la vita degli italiani cambia profondamente, ognuno chiedendolo ai propri genitori lo può fare, diciamo, facilmente questo racconto. E sono gli anni in cui c'è, come dire, una straordinaria crescita che si realizza soprattutto attraverso impulsi politici centrali, ma, come dire, realizzati nei livelli locali. Vogliamo andare a fare il conto dei paesi dell'interno in cui è arrivata l'acqua in quegli anni? L'acqua, perché uno deve pensare alle cose concrete. Quindi siamo in questa direzione. Nell'età della globalizzazione, che invece noi viviamo, continuiamo a usare questa espressione, che globalizzazione poi significa anche, come dire, appunto questa realtà di compravendita, per così dire, così allargata, in cui l'elemento, come dire, commerciale prevale, un pensatore, un giurista, uno studioso, che io, come dire, stimo non solo io, cioè Paolo Grossi, oggi giudice costituzionale, dice che ha più influenzato il diritto commerciale la prassi dello scambio tra grandi compagnie e una legge dello Stato. Questa è la realtà oggi, come dire, di un mondo che quando scopre il global poi, diciamo, lo abbandona. Quindi federalismo e autonomismo locali sono chiamati a respingere da un lato le chiusure municipalistiche,
e non solo perché alcuni servizi ormai non sono più realizzati a livello che desidero delle realtà comunali. Stanno nascendo anche nella legislazione proposte di istituti come i consorzi, come la città allargata e così via. Ma anche rifiutando le chiusure municipalistiche, anche rifiutando le derive del centralismo. L'attendersi cioè che venga sempre qualche provvidenza dall'alto, ma non funziona più. Cioè non funziona più sia per ragioni di responsabilizzazione, diciamo, delle collettività, ma non funziona più perché non ci sono più immagini che possono essere in qualche modo. Questo si è combinato con, diciamo così, le derive del centralismo che hanno portato al clima che tutti conoscono, l'antipolitica, l'anticasta, il rifiuto, diciamo così, di queste cose che sembrano impastate a livello centrale, che sfuggono, come dire, al controllo dei cittadini, tanto che anche se i cittadini le denunciano, poi alla fine non cambia niente. Basta pensare alle polemiche sulle mancate riforme interne di se stessi da parte, diciamo, della classe politica nazionale. Ora, quanto decisivo possa risultare l'intreccio tra politica nazionale, perché esiste una politica nazionale non assumibile ad altro livello, la politica fiscale, la politica di sicurezza, la politica di promozione economica e sociale, queste devono restare, diciamo, della politica nazionale. Perché anche, come dire, l'antinazionalismo fa dei danni che non sono da poco. Però accanto a questo c'è un intreccio tra questa politica generale e l'azione amministrativa locale, che in qualche modo ha fatto crescere una dimensione ultranazionale. Si pensi soltanto a quanto incide sulla responsabilità finanziaria e fiscale delle comunità, dei comuni, cioè che adesso diciamo dei comuni, le decisioni che vengono prese a livello europeo, quindi manco più nazionale, proprio a livello europeo. Ci sono condizionamenti ormai molto forti. Io voglio fare soltanto una osservazione riferita, perché c'è una polemica in atto molto forte, l'euro ci ha rovinato, l'euro ha raddoppiato i costi, non so. Io su questo appunto inviterei alla prudenza, voglio fare solo questo riferimento. Sono stati fatti i calcoli, io sono grato all'esperienza che ho fatto al CNEL, a questo organo costituzionale che probabilmente ormai, come dire, non esercita più la funzione che la Costituzione gli ha assegnata, ma che sicuramente è un punto di arrivo dei dati, di informazioni. C'è stato uno studio che ha fatto il CNEL sui processi finanziari riguardanti l'economia europea tra il 96 e il 2003, cioè il quinquennio che ha visto il passaggio all'euro e poi la prima applicazione dell'euro, che come è noto è del 2000. È un transito tra, lo diremo in termini, diciamo così, di chiesa, tra il secondo e il terzo millennio dell'era cristiana, in cui le monete nazionali hanno lasciato, come dire, si è assistita a una doppia divaricazione tra le regioni italiane. I dati ormai sono presenti, li custodisce, ripeto, il CNEL dopo la ricerca CNEL Astrid, e cioè da un certo punto di vista dell'euro il sud non può fare a meno, lo dico prima così, del sud il sud non può fare a meno dell'euro, perché fino al 2000 la ripartizione del reddito derivante da depositi premiava le regioni del nord, cioè con la lira sostanzialmente per la fruizione degli interessi, diciamo così adesso banalizzando, la Lombardia prendeva il 20%, la Calabria il 2%, perché naturalmente la ricchezza era molto più intensificata nelle regioni produttive che quelle. L'euro invece ha scompaginato questo dato, lo ha in qualche modo riequilibrato per una serie di ragioni, per cui la Campania è salita al 6% della fruizione di questo compenso, la Calabria al 4%, Lombardia è scesa al 10%.
cioè i rapporti si sono molto ravvicinati. Quindi sotto questo profilo, diciamo, oggi dire che rinunciamo all'euro sarebbe molto vicino alla follia. Dall'altro punto di vista, tra 1996 e 2003, il risparmio di spesa che è stato realizzato grazie appunto alla riduzione del costo del debito, perché il costo del debito è stato ridotto, viene riutilizzato nella medesima area del paese. Cioè, ritorno a quel dato che prima avevo detto, non c'è trasferimento da nord a sud e non ce lo dobbiamo più aspettare. Questo ha significato che la spesa primaria complessiva è salita al centro-nord, dove maggiore è la consistenza e maggiore è stata la riduzione delle regolazioni per remunerare il debito pubblico, ad un ritmo nettamente superiore a quello del credito. Ho citato proprio la relazione in questo senso. Gli effetti, come dire, hanno in qualche modo poi generato una contraddizione, quella che è stata chiamata processo di federalizzazione dell'imposizione fiscale, che ha portato maggiore entrata nelle casse delle regioni, e questo è un dato noto, perché anche un certo malcostume che abbiamo visto scoppiare nelle regioni del nord come nelle regioni del sud è dovuta alla maggiore disponibilità. Paradossalmente nei comuni meridionali che partivano da più basso ha significato negli anni intorno al passaggio all'euro una maggiore entrata, ma sono aumentate anche le dispersioni di spesa, perché questo ha in qualche modo generato la possibilità di recuperare il tempo perduto, di avere finalmente i servizi che il nord aveva e il sud non aveva, anche verso l'investimento, diciamo talvolta non produttivo, di superfetazioni amministrative. Quello che non è cresciuto del tutto, su cui credo anche bisognerà poi riflettere, visto che diciamo i temi che sono stati indicati per quanto riguarda sviluppo dell'economia e poi cittadinanza e partecipazione. Quello che non è cresciuto, anzi diminuito, è stata la spesa sociale. Quello che viene chiamato welfare, per intenderci. Ora, nell'ambito di un welfare ormai in corso, è accaduto che la spesa dei comuni capoluogo è diminuita dell'1,8% e si è attestata su un euro di media nazionale 161, cioè mediamente i comuni spendono 161 euro per spesa sociale, cioè per quelli che noi chiamiamo i più deboli, le situazioni di disagio, mettetela come volete, mediamente questo. Beh, al sud questo valore scende a 105 euro, da 161 a 105 euro. Al nord-est sale a 221 euro. Quindi anche in situazioni di difficoltà dello sviluppo, perché anche il nord-est oggi ha delle difficoltà, la spesa sociale però praticamente è in ogni caso. Considerando i singoli interventi, per esempio relativi all'assistenza ai bambini in età scolare, la spesa media nazionale è di 52 euro, che scende a 37 al sud. E per gli anziani, mentre al nord raggiunge 301 euro, al sud risulta di solo 185 euro. Quindi quando poi si dice tagliamo le pensioni, anche quelle basse, il danno lo si fa a chi è già più povero, perché in una situazione di maggiore difficoltà la pensione serve, in tempo di genesi, ai nipoti, no, quella serve pure ai figli, che semmai hanno difficoltà, diciamo, immediate e dirette. Al nord invece, come dire, come ho detto, quattro volte tanto. Poi, se pensiamo alla spesa dei servizi sociali, la spesa al nord di cooperative e volontariato è del 45%, quindi il 55% è a carico dei comuni. Al sud questa spesa a carico dei comuni sale, invece scende al 40%, quindi i comuni spendono meno per la spesa sociale e il volontariato deve sopperire. Ecco, allora, questo è il quadro che ho fatto per dire che se parliamo di sviluppo non dobbiamo tenere conto di questi dati macroeconomici,
perché altrimenti si rischia di pensare a una periferia che non si accorge dei fenomeni complessivi. Però, soprattutto in tempi nei quali si sente anche per questa condizione di difficoltà un certo revanchismo neocorporeo, come era grande il Sud quando non c'era l'unità nazionale, questa è una stupidaggine, una grande stupidaggine, perché le province del Sud, che adesso da un secolo e mezzo sono uscite dalla condizione borbonica, si portano ancora dietro una condizione di arretratezza che nella unificazione nazionale, certo, ha prodotto danni, perché è diventata dipendenza. È diventata dipendenza, ma nasceva da una condizione di forte arretratezza che lo Stato italiano non ha affrontato alla radice. Questa è la vera, grande, vecchia questione meridionale, la denunciava Giannitti alla fine dell'Ottocento, in cui, come dire, anche i vizi del clientelismo, la subordinazione ai clan di diversa natura, e quando parlo di clan parlo di quelli camorristici, ma parlo anche di quelli familiari, la dipendenza da questi vizi hanno perpetuato una sorta di neocolonialismo latente che una classe politica locale, molto più che lo Stato, che ha un'azione puramente sanzionatoria, poteva contrastare e rendere vincente con una ricerca di consenso, come dire, di ordine superiore. La democrazia è questa. Cioè, la democrazia è anche tentativo di emendare una condizione, diciamo così, di disagio della, dell'etica pubblica, come chiamare, della, della condizione. La domanda comincerebbe già a venire, ma le comunità cristiane hanno operato in questo senso? Non voglio proprio toccare il tema per cui molte volte le chiese locali sono dovute intervenire anche rispetto, come dire, a brutte prassi di subordinazione a poteri locali. Molto spesso ci sono state anche difficoltà da parte, come dire, dei pastori di rimuovere certe impostazioni. E questo non soltanto nel napoletano, per la verità anche in altre. Il problema è che è finito l'intervento straordinario, perché sembrava una condizione, come dire, di non maturità, quella di prevedere per il mezzogiorno un trasferimento di risorse, come dire, a spese del nord, che poi non era a spese del nord perché il divario è ancora così significativo che si trattava solo di un'azione di equilibrio, ma insomma ha generato sicuramente il fatto che quando le regioni meridionali, qui parlo delle regioni perché l'autonomismo è soprattutto quello locale, però bisogna guardare anche la realtà, come dire, che la Costituzione prevede che sono le regioni non hanno brillato per virtuosa gestione dei propri bilanci, come avevo prima accennato. Questo è stato un problema di 2 anni fa, quando si è parlato del famoso fondo di 100 milioni, il discorso delle commissioni parlamentari, è stato registrato negli atti parlamentari, era: ma se vediamo le regioni meridionali, questa cosa è spreco. Non li investiranno per la promozione dello sviluppo sociale. Questo è un problema di, come dire, formazione, di etica pubblica, in cui appunto i cristiani. Quindi la denuncia dei timori che nel Sud le inefficienze della classe politica imprenditoriale, ma anche della pubblica amministrazione, il condizionamento della criminalità organizzata compromettessero la virtuosa destinazione dei fondi a giustificare la sottrazione governativa in direzione di altri impieghi delle risorse destinate dall'Europa al Sud. Chi ha studiato il fenomeno delle quote latte, non so se ricordate le quote latte, che erano semplicemente dovute perché si creavano tante illegalità nella gestione dei rapporti con l'Europa e con i finanziamenti europei. Chissà, come dire, quella, come è andata a finire la questione delle quote latte, capisce anche perché oggi la protesta in quegli ambienti sia molto forte, perché passare da una condizione in cui si riusciva, parliamoci chiaro, a pagare pochi costi e di avere significativi crediti, ad una condizione in cui invece si stabilisce un criterio di equilibrio, e naturalmente poi pesi,
La difficoltà è che nonostante il Mezzogiorno sia dichiarato una questione centrale ancora in questa nazione, in realtà non ci sono misure in questa direzione. Ora la crisi così evidente, e mi avvio alla fine, anzi finisco, la crisi dell'occupazione delle regioni meridionali è accentuata dalle specifiche difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, in specie per i giovani e le donne. Se si va a prendere anche sul sito del CNEL il rapporto sul mercato del lavoro, si vede che la televisione ha visto, i telegiornali hanno parlato in tutti i giorni, l'effetto scoraggiamento era stato denunciato già dal 2008, cioè che ci sarebbero state intere aree in cui, come dire, la difficoltà di sapere qual è l'accesso al mercato del lavoro avrebbe addirittura reso ancora più periferiche delle fasce giovanili e femminili. Perché lo squilibrio nel sud è ancora dovuto allo scarso accesso delle donne al mercato del lavoro. Tutto questo nella condizione meridionale particolarmente segnata dall'aggravata incidenza della illegalità. Cioè l'illegalità oggi, secondo molti osservatori, sta riconquistando aree popolari che prima erano state guadagnate, come dire, ad una immersione invece in termini di legalità, oggi stanno ripiombando nell'illegalità grazie al ruolo di guida che tende ad assumere la criminalità all'interno del tessuto sociale e popolare e anche delle istituzioni stesse, quelle che sono state chiamate intermediazioni antimafia. Finisco, il problema è costituito che dal fatto che non sarà possibile alcun progetto se non ci sarà un recupero di coscienza sociale e di legalità. Il tema della legalità è un tema essenziale per la riconquista di ampi strati di popolazione, da strappare alla criminalità organizzata o comunque ad aree di malversazione, o ancora per le aree interne, in particolare dal fatalismo che si affida alla passività dell'assistenzialismo, si sta ormai verificando per la Campania quello che si è verificato per altre aree, cioè ormai la polverizzazione delle aree interne. Chi guarda la provincia di Avellino in particolare, che è quella che è esposta, sa che c'è ormai una progressiva diminuzione dell'utenza e quindi della popolazione che sta nelle aree interne, Sant'Angelo di Lombardo, tanto per dire una cosa. Che cosa significa questo? Che naturalmente meno ci sono possibilità, meno restano i giovani, che sono le forze più vive, se ne vanno, quelli che restano devono ancora più attaccarsi alle uniche possibilità che hanno, un po' di assistenza, un po' di posto, un po' di pensione e così via. Questo significa ulteriore desertificazione, significa ulteriore periferizzazione. E questo è un fenomeno che ormai, in questo senso, come dire, un'opera di solidarietà, io penso soltanto al progetto Policoro, per esempio, che ha dato, come dire, significative, acquista centralità la formazione delle nuove generazioni. La domanda se sia dovere dei credenti porsi il problema della responsabilità che si assume di fronte all'intera comunità nel contribuire alla crescita della consapevolezza che è la premessa dello sviluppo. Oggi c'è una larga letteratura economica internazionale che attribuisce la possibilità di sviluppo non solo alla disponibilità di capitali, per dirla brutalmente, ma al fatto che ci sia, come dire, un'esperienza di consapevolezza. Il famoso ormai progetto di microcredito, che in molte aree del mondo ha dato significativi frutti, li ha dati in Asia, comincia a dare anche in Africa. Chi conosce, come dire, questi progetti sa che sono sorprendenti sotto certi profili. Forse andrebbero considerati anche per delle aree che ormai noi abbiamo lasciato. Io qualche volta, come dire, come tutti penso, hanno dei rapporti con queste organizzazioni, sono sostenitori di queste organizzazioni. Certe volte penso che certi progetti che si fanno guardando lontano si potrebbero anche fare guardando vicino qualche volta. Ci sono condizioni di difficoltà che non sono minori di quelle di certe altre aree del mondo. Voglio concludere con questo elemento.
La chiave di volta è stato messo in luce anche dalle più recenti acquisizioni di Albalanga, ma anche, diciamo così, altre ricerche lo mettono in luce, è il problema del capitale umano. Il tema del capitale umano è diventato centrale ormai in tutte quante le economie moderne. Beh, il capitale umano del sud, che sono i suoi giovani, l'alta scolarizzazione, parlavamo di Sant'Angelo Lombardo, ma nella diocesi di Sant'Angelo Lombardo c'è un sistema scolastico addirittura, come dire, eccessivo, se vogliamo, rispetto alle esigenze. Quindi i giovani, l'alta scolarizzazione, le qualificate istituzioni formative, il sistema universitario, per esempio, del sud non ha niente da invidiare a quello del nord, anche nelle classifiche della conferenza dei rettori viene pure il sistema universitario. Però voi sapete che si calcola che 20.000 giovani ogni anno se ne vanno nelle università del nord, anche quando non vi sia stretta necessità. Ma l'idea qual è? Vado al nord, così poi trovo un nord una volta che mi lavoro lì, però perdiamo 20.000 giovani così, e addirittura per quelli che restano il 20% trova difficoltà alla collocazione, e quindi viene sprecato il capitale umano del sud. Questo è il problema, come dire, dovrebbe interrogare la comunità cristiana. L'alta scolarizzazione, la stessa spesa per l'istruzione, la documentata dalla Banca d'Italia, nel mezzogiorno non si traduce in offerta di lavoro qualificato, per la difficoltà di trovare un'adeguata domanda, la difficoltà di trovare, come dire, collocazione è dovuta anche al fatto che il sistema dell'istruzione meridionale non è tarato sulle possibilità, ma non è che non è tarato perché ci sia minore volontà da parte degli apparati formativi di adeguarsi, ma perché non è chiaro il mercato del lavoro a cui dovrebbero andare incontro. Non ci sono strumenti di, come dire, questo per esempio è uno dei problemi che dovrebbe riguardare la comunità nazionale nel suo complesso, e ovviamente anche la responsabilità dei cristiani. Io voglio concludere soltanto dicendo, il Corriere della Sera, voglio farvi notare, il 22 gennaio, cioè pochi giorni fa, ha fatto una pagina molto interessante sui modi con cui le regioni hanno affrontato la questione dell'occupazione giovanile. Perché voi sapete, per esempio, bisogna dirlo, la legge sulla divenuta legge, ma l'accordo tra sindacati e imprenditori sull'apprendistato, poi adottato dal governo e finanziato, mica è male. Prevede anche una serie di, come dire, incentivi, ma lo sapete che è pochissimo usato? E sapete perché? Perché le regioni non hanno fatto i piani attuativi. Il Corriere della Sera dà in una pagina il quadro di come le regioni abbiano promosso o meno attività in questo senso, che sono incentivi all'autoimprenditorialità e alle start-up, contributi alle imprese per la stabilizzazione dei lavoratori, finanziamenti per tirocini, contratti di apprendistato, risorse per programmi formativi. Se vedete il quadro delle regioni, le regioni del nord si sono mosse, quelle del sud, vi leggo che cosa ha fatto la Campania con tutte queste risorse potenziali. La Campania ha emanato solo questo tipo di intervento. La staffetta generazionale, l'impresa assume un giovane inoccupato in cambio di un over 55 che accetta un part-time. Cioè bisogna trovare un over 55 che semmai ha sulle spalle una famiglia, che lasci il lavoro con un piccolo incentivo, e l'azienda ovviamente rispetto a uno stipendio più alto assume un giovane con uno stipendio più basso. Cioè non mi pare una grande trovata, insomma, per promuovere il sviluppo sociale. Ecco, questo è un problema di responsabilità dei cristiani. Ovviamente non parliamo più, chiudo veramente, come parlavamo 30 anni fa, bisogna formare, così ci saranno nuovi amministratori, nuove energie che daranno un impulso diverso alla politica, perché ovviamente gli strumenti anche per accedere alla politica sono diventati molto difficili. Cioè
è diventata anche una selezione della classe politica un po' più complicata per le chiusure che ci sono e le prestazioni che sono manifestate. Quindi la vicenda, come dire, dello sviluppo sociale del territorio, che non può prescindere dalla responsabilità delle comunità locali, perché sono le autonomie locali il vero mondo protagonista di questa possibilità, ha di fronte a sé una montagna da scalare, che parte dalla globalizzazione, scende per una rarefazione degli strumenti di promozione delle politiche del lavoro, le politiche attive, non quelle passive, perché quelle passive ci costano ancora tanto, le casse integrazioni, gli assistenzialismi, ma quelli che sono necessari vanno accompagnati da politiche attive, cioè di promozione. Il quadro che dà il Corriere della Sera in questo senso non è confortante. Devo dire che anche l'ultimo rapporto sul mercato del lavoro del Canale, che è stato presentato poche settimane fa, non, diciamo, ci dà una grandissima prospettiva in questo senso, ma mi pare un campo di impegno significativo. Perciò siamo qui una sera di pioggia a stare insieme per discutere di queste cose, perché se non ne valesse la pena, non varrebbe neppure la pena di essere qua. Un giorno che fascista torna, il letterato inglese convertito al cattolicesimo. Perché il cristianesimo ha fatto e fa poca fortuna? E Shakespeare rispose: perché non è stato preso sul serio. Prendere sul serio il Vangelo sarebbe la più grande terapia per trasformare il mondo. Terapia. Perché il Vangelo è un progetto sociale, il Vangelo è un progetto sociale. Il Vangelo è l'uomo al centro, qualunque uomo, l'uomo al centro, la dignità dell'uomo, il valore della persona umana. Questo è il Vangelo. Gesù Cristo è venuto a ricordarci che Dio ha messo l'uomo al centro del giardino, e il giardino è comune. Dio ha messo l'uomo al centro del giardino e gli ha detto due parole molto belle, di coltivare e custodire. Se l'uomo viene meno, il giardino diventa deserto. Responsabilità significa che l'altro mi interessa, l'altro mi appartiene. Un'espressione che diceva anche Lorenzo Milani, ai care, ai care. L'altro mi appartiene, io sono responsabile della vita dell'altro, ma una responsabilità gratuita, senza interesse. Un altro autore, la ragazza morta 70 anni fa, e il nessuno, ai miei campi di concentramento, il 30 novembre del 43, e il nessuno. In ogni uomo c'è un pezzo di Dio. L'altro mi interessa perché in ogni uomo c'è un pezzo di Dio. Grazie all'Ufficio Problemi Sociali, grazie alla Chiesa Cattolica, grazie all'Istituto di Scienze Religiose, perché anche quest'anno offrono a chi vuole questa proposta formativa. A chi vuole, ho detto. A chi ha a cuore il bene comune, a chi ha a cuore il futuro del territorio, a chi ha a cuore il futuro della nostra storia, qualunque sia la professione religiosa. Grazie a voi, grazie a voi amministratori, grazie ai cittadini. Guardate, questa sera io vi ammiro. Perché avete il coraggio di riflettere e di pensare contro la tentazione del pragmatismo, fare, contro la tentazione di rattoppare le situazioni. Voi avete e avrete il coraggio di pensare, diceva Chesterton per il prendere. L'uomo è la creatura che ha un grande dolore, quello che si domande. E poi concludiamo. Chi si pone domande non invecchia mai. Chi si pone domande conserva la sua giovinezza, perché va alla ricerca sempre di novità.
questa scuola di a livello sociale e politico. Non volesse, soprattutto quest'anno, comunicazione di nozioni. Non può essere comunicazione di nozioni. Ripetere quello che è scritto nel compendio della Chiesa Cattolica, la dottrina sociale. Questa esperienza che quest'anno intende lavorare sulla coscienza, per formare una coscienza sociale. Ma non soltanto una coscienza sociale individuale, ma una coscienza sociale di territorio, di chiesa, perché soltanto una coscienza sociale diffusa potrà operare il grande cambiamento che tutti noi auspichiamo. Mica la coscienza sociale significa diventare uomini. Coscienza sociale significa diventare uomini. Recuperare le relazioni, recuperare i sentimenti, recuperare gli affetti, senza relazioni, senza affetti, senza sentimenti. Non si vive una situazione umana, ma una situazione disumana, dove prevale soltanto l'io con tutte le sue conseguenze. L'io ci sta distruggendo. Guardate, noi abbiamo paura di questa crisi. Ma perché non andiamo all'origine della crisi? La crisi economica, eccetera, eccetera. Tutto è successo perché ci siamo ammalati di una terribile malattia che si chiama l'individualismo. L'io, i miei interessi, l'altro non mi riguarda, non ho nessun rapporto con l'altro. Questa è stata la più grande struttura della storia, quella che stiamo vivendo. La dottrina sociale per mettere al centro me, voi, perché recuperiamo il rapporto con l'altro. Se funziona il rapporto con l'altro, ci sarà democrazia, ci sarà responsabilità, la città mi interessa. I problemi della città mi interessano. Non posso vivere soltanto nel mio labirinto dimenticando gli altri. Devo fare i conti con gli altri, devo fare i conti con gli altri. La dottrina sociale, la dimensione sociale umana, crea anche il rispetto del bene comune contro l'illegalità diffusa, contro tutte le forze illegali. Grazie per la vostra presenza, auguro buon lavoro a quanti avranno il coraggio di continuare questo cammino. E auguro con tutto il cuore che con lo sforzo di tutti, società, chiesa, famiglie, istituzioni, con l'apporto di tutti, che non può mancare, con l'apporto di tutti, questo nostro deserto, che la nostra terra possa diventare un giardino dove tutti stanno bene. Se c'è qualcuno che non sta bene, il giardino non esiste ancora. E stessa cosa del deserto. Grazie a tutti.